Bentornati su ODP. In questo video parleremo di lucidatura, una lucidatura importante su un'auto importante. Questa è la mia Subaru, l'abbiamo vista in tanti video. Se fossi nuovo non l'hai mai vista, ma sappi che io sono un vero appassionato e sono un appassionato non solo di motori, ma di cura dell'auto. Insieme a Mafra Maniac Line oggi vi farò vedere quali prodotti usare, come usare questi prodotti dalla A alla Z. Sappiate che questa macchina viene lavata a mano, sempre a mano, con i prodotti Maniac Line. Io ci tengo veramente tanto, però ci sono delle imperfezioni che vi faccio vedere e che oggi, tramite un video dettagliatissimo nel quale dovrete seguire tutti gli step perché sarà molto utile per voi, andremo a migliorare tutte queste imperfezioni. Ho studiato, ho preso appunti, Maniac Line mi ha dato delle dritte, delle informazioni che sono state preziose. Nonostante io faccio questo da molti anni, ragazzi, non si finisce mai di imparare, soprattutto con dei professionisti come loro che sanno consigliarti e che ti mettono in mano dei prodotti ottimi, funzionano benissimo. Oggi ve li faccio vedere tutti, mi raccomando, mettetevi le cuffie, mettetevi sul divano, prendete carta e penna, perché le informazioni e i consigli che sviscereremo attraverso questo video saranno preziosi per voi che amate le auto come noi. Buona visione! Prima di lucidare una macchina dobbiamo lavarla e decontaminarla. Partiamo da Iron Remover, spruzziamo il prodotto sui nostri cerchioni. L'Iron Remover è un decontaminante ferroso, possiamo utilizzare il pennello Red per arrivare nelle zone più nascoste e poi dobbiamo risciacquare abbondantemente. Passiamo allo shampoo, Neutral Foam Shampoo, utilizziamo il nostro guanto Double Face, giallo e blu, giallo per cofano, parabrezza e tetto, la parte blu per le parti basse della macchina. Risciacquiamo abbondantemente. Ragazzi, qui sotto vi lascio alcuni link di video per andare a vedere come si fa un lavaggio correttamente, tutti gli step importantissimi, seguiteli. Asciughiamo perfettamente la nostra macchina, possiamo utilizzare il nostro panno super dryer che dal lato a pelo corto asciuga la carrozzeria e dal lato senza pelo asciuga i vetri. Se qualcuno di voi avesse l'aria compressa, utilizzatela per soffiare tra le guarnizioni, nelle maniglie delle porte, tra i dadi dei bulloni, insomma in quei punti dove con il panno non ci si arriva. Abbiamo dunque lavato, decontaminato ed asciugato perfettamente la nostra macchina, per cui ora passeremo alla clay bar. Abbiamo a disposizione due clay bar, l'azzurra che è quella più morbida e la media, quella bianca. Quella bianca è adatta per auto fortemente contaminate, quindi io credo che oggi utilizzerò l'azzurra soft perché la macchina viene spesso lavata, spesso decontaminata, quindi non serve l'utilizzo della bianca. Tra l'altro la soft è anche ideale per le auto scure. Di volta in volta staccheremo un pezzetto che verrà manipolato e che utilizzeremo su una porzione della vettura. Consiglio l'utilizzo del Fast Cleaner 3 in 1 per la lubrificazione della clay bar. Il Fast Cleaner 3 in 1 è un pulitore rapido, facilita l'asciugatura ed è un lubrificante per clay bar. Come si usa? Si eroga il prodotto sulla parte da decontaminare. Si procede alla decontaminazione con clay bar, facendo attenzione a tenere sempre lubrificata la parte che stiamo trattando. È anche molto profumato questo prodotto, veramente quasi quasi lo utilizzerei come deodorante. Poi lascia questa superficie setosa già ancora prima di essere lucidata. Che bomba! Ora che vi ho fatto vedere la tecnica sul tetto, ragazzi, armatevi di santa pazienza, olio di gomito, perché la macchina va fatta tutta, va clay barrata tutta, anche i vetri sopra e sotto, mi raccomando. Clay barrata, vedi? Ho coniugato anche un nuovo verbo. Ecco i residui sulla clay bar. Quando si sporca molto la possiamo girare o la possiamo manipolare in questo modo per riportare l'argilla allo stato iniziale, ovvero perfettamente pulita. Asciughiamo con la microfibra. Lo potevi fare un po' più alto questo tetto, Matteo! Ci siamo, ragazzi, macchina clay barrata
è il momento di lucidarla. Che tipo di lucidatura faremo oggi, ragazzi, sulla mia Subaru? Una lucidatura che andrà a livellare lo strato di vernice trasparente, quindi rimuoveremo quella fastidiosissima antiestetica buccia d'arancia. Perché di solito quando si lucida si vanno a togliere i graffi, gli swirl in gergo, che vengono prodotti da lavaggi fatti male, per esempio se non fai il prelavaggio. Quindi state sempre attenti, ma soprattutto seguite i link che vi lascio qui sotto in descrizione di come si lava correttamente un'auto per non fare graffi. E qui quindi con questa lucidatura, con un passaggio, un semplice passaggio, grazie a questo Heavy Cut Compound, che è il prodotto principale che vi voglio presentare oggi, che è l'ultima versione, il 3.0, avremo un'azione di taglio importante, veramente importante, vi dimostrerò tra poco come, e allo stesso tempo un ottimo gloss. Utilizzeremo un pad dedicato, facendo dei test sulla carrozzeria, ma vedrete che in un semplice step avremo un taglio e un gloss unico. Per togliere la buccia d'arancia utilizzerò due platorelli rotorbitali, uno di dimensioni più piccole e uno con un disco più grande, e vi faccio vedere che tagliando la buccia d'arancia si creerà un'opacità. Non vi spaventate perché è normalissimo, quella è la vernice trasparente che viene levigata strato dopo strato. Grazie a quel compound, con un semplice passaggio, tornerà lucidissima. Vediamolo insieme. Delimito la zona da trattare con dello scotch per vedere meglio il prima e il dopo. Utilizziamo i dischi Trizac con grana 3000. Questi vanno utilizzati bagnati, si chiama wet sanding. Consiglio sempre di partire a basse velocità e poi mano a mano, in base al nostro buon senso, andremo ad aumentare. Appoggio il cavo sempre sopra e dietro alla spalla per evitare che tocchi la carrozzeria e la graffi. Utilizziamo sempre dei panni Mafra asciutti e puliti e asciughiamo la superficie che abbiamo appena carteggiato. Cos'è successo rispetto a prima? Abbiamo una carrozzeria brillante e un pezzo di carrozzeria opaca. Abbiamo semplicemente livellato, tagliato un po' quella buccia d'arancia, carteggiando delicatamente con la 3000. Quindi abbiamo reso la nostra carrozzeria uno specchio, diciamo così. Vedete com'è omogenea e opaca? E ho solo dato la prima mano. Ora insisto un pochino di più e vi faccio vedere quando è denso, omogeneo, tutto uguale. Bagnate di nuovo il supporto e andiamo. Cerchiamo di fare un movimento come questo, ovvero verticale e orizzontale. Guarda, vedi, questa è tutta opaca, non c'è più la buccia. Questa qui è quella di prima, lucida, bella, ma con buccia. Ora, grazie al nostro compound, vi faccio vedere il miracolo. Abbiamo il pad bianco, il pad blu, il pad giallo e il pad nero. Il bianco e il blu sono due tamponi da taglio. Per un taglio più intenso utilizzeremo il bianco, per un taglio meno intenso il blu. Mentre per la finitura passeremo al giallo e al nero utilizzando l'Ultra Finish Polish. Il tampone giallo lo utilizzeremo come polish e il tampone nero per la finitura. Online, nei negozi, ci sono moltissimi tipi di lucidatrici. Io utilizzo Rupes, nella fattispecie Bigfoot. Sono affidabili, è un'azienda italiana e mi trovo molto bene. Prendiamo il pad blu, che è quello con potere di taglio intermedio, e vi faccio vedere che con un singolo step otterremo un risultato incredibile. Agitiamo il prodotto prima dell'uso, sempre, sempre, sempre. Questo pad è nuovo, perfettamente pulito. Vedrete durante l'utilizzo che si sporcherà e molto spesso dovremo soffiarlo o pulirlo. La pulizia del pad è fondamentale per garantire un risultato eccezionale e per non creare ulteriori graffi sulla carrozzeria. Ragazzi, io faccio sempre delle striscioline, tipo questa, vedete? Perché voglio distribuire
la pasta su tutta la superficie del pad, ok? Il pad è nuovo, la pasta è fresca e noi dobbiamo, come primo step, rompere l'abrasivo. Cosa vuol dire? Che dobbiamo distribuire la pasta nella zona in cui andremo a lucidare e che dobbiamo far riscaldare il pad per circa 30-60 secondi a velocità minima, velocità 1. Dopo andremo a velocità 4/5 per il taglio e la finitura. Passati i nostri 30-60 secondi, aumentiamo la velocità e cominciamo a lavorare bene il supporto. Qui devo fare molta attenzione, ragazzi, perché sono vicinissimo agli angoli della carrozzeria, quindi attenzione agli angoli perché potremo scoprire poi sono cavoli. Il peso della lucidatrice è sufficiente, non spingete con le mani e cerchiamo di utilizzare il pad piatto rispetto alla superficie, non in questo modo, né tantomeno in questo, né in questo, piatti sulla superficie. Molto bello da rimuovere questo compound, non rimane incollato, veramente piacevole. Per la rimozione del prodotto utilizziamo sempre il panno in microfibra facendo dei cerchietti così. Beh, già così, ragazzi, al di là che vedo dei segni di opacità qui perché non sono andato ovunque, è bellissima. È seta, è seta, è seta. Low dust performance, c'è da dire che questo compound 3.0, il corrector, ha un residuo inferiore rispetto a quello precedente, quasi pari a zero, pochissima polvere, volgarmente, chiamiamola così. Ed è ottimo per quando ti fai tutta la macchina, perché molto spesso quella polverina, quel residuo, si infila ovunque ed è noioso. Dopo la prima fase di taglio andiamo a fare un check con alcol isopropilico per vedere la bontà del prodotto, se effettivamente ha tagliato. E essendo una pasta priva di silicone e filler, anche dopo averla pulita, vediamo che i piccoli graffi sono spariti e la finitura, il gloss, è ottimo. Beh, ragazzi, io sfido chiunque. Una mano dalla 3000 compound c'è gloss da far paura. Questa è prima, questa è dopo. Qui è sparita la buccia. Non riesco a vedere una differenza di gloss tra prima e dopo. Badate che io la lucido spesso la macchina, quindi qui stava già bene. Adesso qui è sparita la buccia e ho un gloss da paura in un singolo step. Anzi due, 3000 e compound. E se vogliamo esagerare, andiamo di polish. E lì veramente diventa una show car incredibile. Si parte con la lucidatura. Armatevi di santa pazienza perché nel mio caso ci sono voluti tre giorni belli pieni, soprattutto perché bisogna fare prima il cutting e poi il polishing. Quindi sono due step perché io voglio ottenere il massimo da questa carrozzeria e con questi prodotti. Io ho preso la buona abitudine di pulire il pad spesso e volentieri. Vi faccio un esempio, lucido uno sportello e poi lo pulisco. Impressionante, ragazzi, io di solito sono abituato ad usare lo scotch sulle guarnizioni per mascherarle, ma vista l'assenza di residuo, la scarsissima percentuale di residuo che genera il corrector 3.0, posso anche evitare quello step lì. Passiamo alla fase polish, quindi Ultra Finish Polish Illumina 2.0 di Mafra. Questo prodotto abbinato al pad giallo crea un gloss molto bello.
Ragazzi, questa qui è una Bigfoot Nano Hybrid, costa un botto, tipo 500-600 euro, non ricordo quando la comprai io il prezzo era quello, e la potete utilizzare in zone come questa, dove gli spazi sono strettissimi e con il duetto non ci si passa. Questo è il tipico difetto da verniciatura. Ora, grazie al mio tacchetto della Covax e grazie a questa carta abrasiva da 1500, molto delicatamente, cercherò di livellare questa colatura di trasparente. Piano piano, molta pazienza. Vedete, già si è abbassato. Dobbiamo farlo abbassare abbastanza da rendere la superficie liscia, para, ma senza scoprire. Il bianco che vedete è il trasparente che va via. Qui ne metto veramente poca, faccio semplicemente dei puntini, vado a mascherare le guarnizioni. Mi raccomando, ricordiamoci sempre di pulire il tampone. Appena vediamo che è un po' sporco, per non farlo impastare, usiamo l'aria compressa, lo facciamo girare e soffiamo. Molto pulito. Ceramic Ultra Speed Wax, il tocco finale per questa carrozzeria. Cera spray sigillante che contiene polimeri ceramici super idrofobici. Funge anche da protettivo. Muah. Si lega all'istante sulla vernice respingendo lo sporco. Bello di zio! Profuma anche lui! Si lega all'istante sulla vernice respingendo acqua, sporco, di tutto! Va applicato sul panno. L'applicazione è semplicissima, ragazzi. Pelo corto, applico e pelo lungo, rimuovo. Ah, ragazzi, non potete capire. È seta, è seta. Io proprio... Ma tu dici, ma tu sei veramente così appassionato, ma te... E come fai? Guarda che finitura, senti che lusso, senti che seta. E adesso bisogna portarla fuori. Che ansia terribile. Sigillata, sigillatissima, profumata, delicata. Mamma mia. E adesso venite qui a vedere. Venite a vedere questo cofano. Rifatevi gli occhi. Yo! Mamma mia, signori, quanto è bella, quanto sei bella! Al di là della lucidatura che è venuta bene, che i prodotti Mafra Maniac Line sono una bomba, lei è qualcosa di più. Io non ce la faccio a guardarla. Considerate che in quei 2 secondi che ho fatto queste scene sono arrivate 4 persone a fare le foto insieme a me. Che spettacolo! Ragazzi, mi raccomando, qui sotto in descrizione link ai prodotti. Voi, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi 1000, 2000, 5000 like e noi, come al solito, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!